लक्ष्मणा हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि। Queste sono due mani, una è ferita e l'altra no. Questo è un limone. Se io prendo il limone e lo metto nella ferita, brucerà. Se io prendo un limone e lo metto nell'altra mano, non sentirò nulla. Il problema non è il limone, ma il punto che va a toccare. I problemi non sono all'esterno, non sono nell'altro, ma sono dentro di noi, nelle nostre ferite. È per questo che bruciano. Bello il video, vero? Approfondiamolo un attimo. Se arrivi e mi dici: Salvo, e mi fai così ed io mi scanso, perché mi hai fatto male? Mi hai fatto male perché io ho una ferita che può comprendere una cicatrice, dei punti, una bruciatura. Ma se ci pensi, chiediti: che cosa mi ha fatto male? Mi ha fatto male la mia ferita o la tua mano che l'ha toccata? La risposta è la mia ferita. La mia ferita precede ogni cosa. La verità è che nessuno ci ferisce, cioè le persone feriscono, ma tu non mi hai ferito. Sei solo andato a toccare la mia ferita, il mio nervo del dente scoperto, altrimenti tu non mi avresti fatto male. Il problema è la mia ferita, non la tua mano che l'ha toccata. E noi generalmente incolpiamo sempre le altre persone pensando che siano loro a farci del male. In realtà il danno è già lì da tanto tempo, perché io ho una ferita che sta lì. E allora chi deve risolvere questo problema? Chi ha la ferita o chi la provoca? Non esiste il tu mi hai ferito, no! Esiste il io mi sento ferito, che è diverso. Il mi sto sentendo ferito è diverso dal tu mi hai ferito. Perché ti senti ferito? Chieditelo. Chiediti perché ti tocca la ferita, perché smuove quelle acque emozionali, perché questa cosa ti fa piangere. Oddio, mi sto appassionando troppo, calmati, Salvo. È come quando diciamo: però tu mi hai detto che... No, 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 non è tu mi hai detto che, ma io sto sentendo che, ok? Mi raccomando, ragazzi, è importante, perché altrimenti con il tu mi hai detto, tu mi hai ferito, tu mi hai offeso, tu mi hai tradito, non cambiamo nulla. Ma con il io ho sentito la ferita, io ho sentito arrivare l'offesa, io, in questa dimensione dell'io, è diverso, perché allora siamo nella dimensione del io ho sentito, io ho percepito, io ho capito che. Ecco, in questo caso ci prendiamo la responsabilità, perché mi sto confrontando con me stesso. E se nel confronto mi chiedo perché, o meglio, come mai mi sono sentito offeso, tradito o ferito, allora inizio un lavoro di comprensione e guarigione, un potentissimo lavoro di consapevolezza e di guarigione verso me stesso. Chieditelo la prossima volta che ti senti ferito. Grazie e ci vediamo al prossimo video. Ciao!